scopri la nuova BMW X2 nelle sedi Auto Gemelli di Vicenza, Bassano e Zanè. La crociata della regione contro le aperture festive degli esercizi commerciali, chiesto l'impegno dei neoparlamentari. L'ombra dell'andrangheta nel Vicentino sulla gestione del mercato della cocaina, indaga la questura dopo il rinvenimento di 2 chili di droga purissima. Dopo i casi di spaccio all'interno del parco di Via Adenauer, il comune sta vagliando una nuova ordinanza, colpisce le persone che si presentano sole e di età tra i 18 e i 30 anni. Un comando composto da 6 persone ha tentato di mettere a segno un furto nella notte in un'azienda. Interviene una guardia giurata che spara in aria, i banditi gli lanciano addosso degli estintori. Dopo il centrodestra, oggi tocca al centrosinistra. I vicentini sanno chi è il candidato alle prossime comunali? La nostra inchiesta. Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi nel Bassanese, nell'Altopiano. Scuole evacuate per precauzione. Tutto esaurito nel reparto di degenze private del San Bortolo, stanze e suite con vista sulla città. Un check-up costa 2.000 euro, richieste dalla Russia e dall'America. Buonasera, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale provinciale. Dunque, in apertura, come avete sentito dai titoli, la questione che si ripropone sempre in occasione delle feste è quella dell'apertura delle attività commerciali. Confcommercio e sindacati si dicono contrari e adesso anche la regione Veneto scende in campo, prende posizione e fa pressing sui parlamentari perché si rivedano questi regolamenti. Possiamo dire che ci troviamo di fronte a una situazione da Far West. Fra pochi giorni è Pasqua e torna al Far West delle aperture selvagge, supermercati, grandi catene, centri commerciali, chi apre, chi non apre. Pasquetta con shopping vede schierati gli uni contro gli altri. A Pasquetta ci risultano le aperture sicuramente Carrefour, Auchan, il gruppo Conad, qualcosa al Palladio. Quindi le catene, diciamo, della grande distribuzione tendono a tenere aperto Pasquetta. Ma ora la Regione Veneto riprende in maniera forte la battaglia per cambiare le regole. Dobbiamo mettere mano a questa legge, il decreto Salva Italia di Monti, perché ha deregolamentato le aperture domenicali e festive. E l'assessore Marcato inizia a fare pressing sui neoeletti. Ho preparato una lettera che manderò a tutti i parlamentari eletti in Veneto, di tutti i partiti. Riportare la competenza delle chiusure domenicali in capo alle regioni, non più al governo. È questa la richiesta anche di Confcommercio. E noi a livello regionale abbiamo chiesto che venga introdotto almeno l'obbligo di chiusura in alcune festività, 6 e 12 nell'anno, quelli principali, quindi Pasqua, Pasquetta, il 1° maggio, Natale e così via. E contro il dio denaro tuona Don Enrico Torta al tavolo etico a Venezia. Noi stiamo svendendo la vita delle persone al dio denaro. Il commercio non è servizio essenziale, ricordano i sindacati. Le aperture indiscriminate non portano vantaggi, aumenta solo la precarietà. Lo scontrino complessivo settimanale viene diviso su 7 giorni invece che su 6. E veniamo alla cronaca, perché c'è l'ombra dell'andrangheta sul Vicentino per quanto riguarda il mercato della cocaina. Questa è l'ipotesi su cui sta indagando la squadra mobile della questura berica dopo il ritrovamento di 2 chili di cocaina purissima. Ci sarebbe la mafia calabrese dietro ad un canale di spaccio di cocaina destinato al mercato vicentino. E questa è l'ipotesi investigativa su cui sta lavorando la squadra mobile di Vicenza, che in questi mesi ha eseguito alcune indagini sul carico di droga recuperato nel febbraio del 2017 all'interno di un tir in arrivo dalla Croazia che trasportava un macchinario destinato ad un'azienda di logistica di Schio. Dentro al container gli agenti, grazie ad una soffiata, hanno recuperato una laminatrice, poi rivelatasi un falso, al cui interno erano custoditi 2 chili di coca purissima in arrivo direttamente
direttamente dal Perù per un controvalore di quasi €500.000. Per quantitativo, anche per valore commerciale della sostanza, che peraltro aveva un principio attivo intorno all'87%, ci fa ritenere che probabilmente alla base ci sia un'organizzazione criminale ben più strutturata rispetto ai due soggetti, uno indagato e l'altro arrestato, che possa gestire questo vasto traffico. L'attività di indagine ora procede con un nuovo procedimento penale che farà capo alla DIA, la Divisione Investigativa Antimafia di Venezia, dove l'ipotesi di reato per cui si sta procedendo ora è quella di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Un'inchiesta molto delicata che ora rischia di mettere in luce quanto organizzazioni criminali così potenti siano presenti anche nel territorio iberico. La nostra finalità è quella di individuare se organizzazioni criminali di stampo mafioso più strutturate siano anche radicate nel Vicentino. E a proposito di spaccio, dopo i casi appunto di spaccio all'interno del parco di via Adenauer a Vicenza, l'amministrazione comunale sembra voler correre ai ripari con una nuova ordinanza. Sentiamo di cosa si tratta. Per scacciare lo spaccio di droga dai parchi pubblici, soprattutto quelli destinati ai bambini, il Comune ha allo studio un'ordinanza ad hoc che di certo è destinata a fare scuola. Vietare la presenza di persone di una fascia d'età ancora da capire, ma che potrebbe essere quella dai 18 ai 30 anni, che si trovano in prossimità o all'interno degli spazi dedicati ai più piccoli senza motivo, come quello per esempio di accompagnare un fratello. Il ragionamento è partito da quanto sta accadendo nell'area verde per i più piccoli in via Adenauer, dove i residenti da tempo lamentano la presenza di spacciatori a tutte le ore del giorno accanto ai bambini che qui si ritrovano per passare un po' di tempo all'aperto. Da qui la decisione della polizia locale di mettere in atto due blitz in pochi giorni che hanno portato al ritrovamento di diversa droga, anche consumata nei bagni, all'arresto di un giovane nigeriano e all'identificazione di un gruppo di spacciatori. Adesso però non ci fermiamo, stiamo pensando ad una ordinanza per facilitare l'attività delle pattuglie antidegrado e in maniera che possano intervenire più facilmente per contrastare il fenomeno di spaccio. Servizi che da qui ai prossimi mesi saranno quindi intensificati, stessa cosa ad esempio accade accanto all'area gioco di Campo Marzo, dove molto spesso la droga è nascosta tra le giostrine. Sono operazioni che vengono fatte grazie alla particolare ristrutturazione che è stata fatta del corpo, specialmente con riguardo ai servizi di polizia giudiziaria. Un lavoro impegnativo, quello svolto dalla polizia locale grazie ai servizi antidegrado. Non è da nascondere che servizi come quelli che sono stati svolti sono piuttosto impegnativi, perché per procedere all'arresto e al sequestro di sostanze stupefacenti c'è bisogno di svolgere attività di investigazione piuttosto complesse. E adesso parliamo della scossa di terremoto che è stata avvertita questa mattina intorno alle 9.30 a Bassano e nell'Altopiano. Per sicurezza sono state evacuate anche le scuole. Le tazzine che si muovevano, ma la paura, mamma mia, quanto sarà? No, neanche un'ora. La terra trema ancora una volta nel Bassanese, un terremoto di magnitudo 3 che ha allarmato la popolazione. Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco di Bassano di cittadini preoccupati che hanno sentito mobili e muri tremare. Sono le 9.36 quando arriva la scossa, l'epicentro vicino a Possagno nel Trevigiano a 10 km di profondità. Ho avuto paura dentro casa, ma non sapevo se... cioè sono rimasta un po' titubante, ho detto boh, forse mi è sbattuta qualche porta, qualcosa. Non ho mica capito tanto. Ho sentito rumore, ma non so se era quello del terremoto. La scossa è stata localizzata dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia e si è sentita in maniera netta nei comuni del Bassanese e nell'Altopiano. In alcuni paesi, tra cui quelli della Val Brenta, i bambini sono stati fatti evacuare dalle scuole per precauzione prima che l'allarme rientrasse. C'è stata subito la giusta preoccupazione della nostra preside, della Carla Carraro, la quale mi ha chiamato per dire fate uscire i ragazzi, ha chiamato subito le scuole, abbiamo fatto delle verifiche, le nostre scuole sono tutte antisismiche per cui non c'è stato alcun problema. Il comune di Bassano ha effettuato dei controlli sugli edifici pubblici durante la mattinata, non è stato riscontrato nessun danno. Guardando la cartina delle scosse nel nord Italia negli ultimi 90 giorni, vediamo delineata molto chiaramente la linea pedemontana, in cui Bassano insiste.
Preoccuparsi non serve a nulla, continua l'esperto. Occuparsene è invece importante con delle verifiche agli immobili sulla vulnerabilità sismica, magari usufruendo dei bonus fiscali. Non possiamo prevedere quando, però viviamo in un'area sismica che già ha avuto terremoti importanti. Pensiamo al terremoto di Asolo alla fine dell'Ottocento, a metà del Settecento il terremoto di Conco che ha trasformato Valfiorita in Valrovina come la conosciamo oggi, il terremoto di Rosà all'inizio del Novecento. Siamo in un'area in cui terremoti importanti sono accaduti, accadranno, non possiamo dire quando. E adesso nel prossimo servizio notizie di cronaca dalla provincia. Sei malviventi hanno tentato di rapinare nella notte alcuni bancari di capi di abbigliamento, la ditta Staff International SPA di Novente. All'intervento di una guardia giurata però ha evitato che il colpo andasse a segno. Il vigilante, dopo aver sorpreso il gruppo, è stato anche aggredito dalla banda che gli ha scaraventato addosso degli estintori prima di darsi alla fuga. Per difendersi, il vigilante ha sparato un colpo d'arma da fuoco sulla rapina. Indagano i carabinieri. Interrogato dai carabinieri, il foggiano rimasto ferito nella sparatoria avvenuta nella notte tra venerdì e sabato nella zona industriale di Montecchio Maggiore, tra banditi e malviventi. Il giovane, ancora ricoverato a San Bortolo, ha spiegato agli investigatori di non ricordare nulla di quanto accaduto. Indagato a piede libero, tra una settimana potrà lasciare il reparto di chirurgia ed essere dimesso. Intanto tutto il materiale raccolto dai militari del nucleo investigativo è stato inviato ai RIS di Parma. Attimi di paura, poco prima delle 5 in via Borgencino a Novente Vicentina per il principio di incendio all'interno di un'azienda di lavorazione macchine specializzata in costruzione di benne per escavatori. A dare l'allarme alla sala operativa del 115 è stato un addetto alla vigilanza che ha visto il fumo fuoriuscire dal capannone. Secondo una prima ricostruzione, il principio di incendio è stato innescato da un'anomalia dell'impianto elettrico. Almeno uno lo ha ammesso candidamente. Hanno suonato il campanello, prima un ragazzo e poi una ragazza. Mi hanno chiesto una firma sulle loro liste e io ho firmato. Il problema è che di episodi del genere se ne sono registrati ben 81, con altrettanti cittadini di Thiene, che hanno così violato la legge in occasione delle elezioni comunali del 2017. I riscontri della commissione elettorale li ha fatti finire tutti 81 sul registro degli indagati, ma il pubblico ministero Luigi Salvadori ha chiesto per tutti l'archiviazione del procedimento. E siamo alla politica. I candidati del centrodestra per il momento non parlano, i candidati e anche le forze politiche del centrodestra, in attesa di capire venerdì se verrà dato il via libera alla candidatura di Fabio Mantovani. Però il dibattito si scatena sui social, su Facebook, a scatenarlo un post del vice sindaco Jacopo Bulgarini che ha fatto arrabbiare le liste civiche. A centrodestra non parla nessuno, anche facendo la posta all'avvocato Fabio Mantovani fuori dal Palazzo di Giustizia al termine di un processo per strappargli una dichiarazione. Non si va oltre questo. E mi spiace, come ho già detto a tutti i giornalisti, io personalmente resto in silenzio fino a venerdì, non rilascio dichiarazioni. Certo, i dirigenti di partito al telefono rispondono, assicurano che entro venerdì si troverà una soluzione con un nome che possa essere scritto sulla scheda elettorale sopra i simboli dei quattro partiti di centrodestra. Per Fratelli d'Italia l'idea vincente rimane un ticket Rucco sindaco e Mantovani vice, ma non è detto che alla fine del dibattito complessivo sulla regione il partito di Sergio Berlato non decida di convergere su Mantovani, ma tutto è rimandato a un venerdì di passione, il venerdì santo. Aspettiamo la decisione e poi vediamo. Malgrado lo scandalo internazionale sull'utilizzo politico dei dati di milioni di utenti, è invece lo sfogatoio pubblico di Facebook il luogo nel quale si è trasferito il confronto politico, complice un post del vice sindaco Jacopo Bulgarini Delci che esprime concetti già detti dal palco della presentazione di Otello Dalla Rosa. Diciamocelo, c'è anche di peggio che perdere le primarie. Per esempio, a Vicenza in queste settimane di peggio c'è essere candidato del centrodestra. Il povero Fabio Mantovani. Quel post però finisce per mettere insieme i mal di pancia del centrodestra con l'esperienza delle civiche di Francesco Rucco e su questo si è aperto un dibattito fatto di botta e risposta con chi rivendica alle civiche di essere partiti per tempo con un candidato sicuro e di aver parlato di programmi e idee che peraltro saranno presentati il prossimo 7 aprile, una cosa che Mantovani non ha potuto ancora fare. Mantovani ogni giorno si alza, si guarda allo specchio, dopo un'altra immagine insonne, apre il giornale chiedendosi a quale umiliazione pubblica verrà sottoposto. Probabilmente si domanda, ma chi ha bisogno di avere dei nemici
con amici come questi. E continuiamo con la politica. Ieri vi abbiamo proposto l'inchiesta tra i vicentini, ai quali avevamo chiesto chi è il candidato del centrodestra. Abbiamo visto insomma che c'era anche una certa confusione. Ovviamente oggi abbiamo chiesto ai vicentini se sanno chi è il candidato del centrosinistra. Vi chiedo se conoscete il nome del candidato sindaco del centrosinistra. Come si chiama? Quella... Dalla Rosa. No. Non lo so. E non mi interessa neanche, grazie. Mi sembra che sia Dalla Rosa. Sì, De Rosa. No, non lo so. Non me ne frega anche niente, tra le altre cose. Sì, Otello Dalla Rosa. Il centro-sinistra, no. Assolutamente no. Praticamente non mi sono informato di nessuno perché non penso di andare a votare. Chi è il candidato sindaco del centro-sinistra? No, mi spiace. Sì, Dalla Rosa. Grazie. Otello. Lei sa chi è il candidato sindaco del... No. No. Zero. Grazie. Sì, si chiama... Non ricordo il nome, comunque l'ho presente. Non ricordo il nome, no. Lei sa chi è il candidato sindaco del centro-sinistra? No. Neanche mi interesso, grazie. Della Rosa, giusto? Indovinata. Sì, Otello Della Rosa. Lei sa chi è il candidato sindaco del centro-sinistra? Sì, Otello Della Rosa. Otello Della Rosa, prego. Allora qualcuno sa, qualcuno non sa, questo accadeva anche per quanto riguarda il centrodestra, quindi probabilmente queste sono anche indicazioni utili per i candidati, per rimarcare le loro posizioni e soprattutto rimarcare le loro immagini, magari con qualche iniziativa, insomma questo è il loro mestiere, noi possiamo soltanto dare dei consigli. E a proposito di consigli, vi ricordo che questa sera a partire dalle 21:10 torna prima serata, ovviamente parleremo della situazione politica, ma con declinazione veneta, Lega e Movimento 5 Stelle al governo, cosa cambia per il Veneto, molti gli ospiti questa sera, tra cui il sindaco di Vicenza Achille Variati, molti anche i collegamenti, quindi a tra poco alle 21:10. Lasciamo la pagina politica, parliamo adesso di sanità, perché all'ospedale San Bortolo si registra il tutto esaurito nel reparto di degenze private, 12 stanze e suite con vista sulla città, in 24 ore un check-up al costo di 2.000 euro, ricoveri di lusso richiesti soprattutto da russi e americani. Non solo sceicchi e VIP, nel reparto delle degenze private, una volta si diceva dozzinanti, arrivano pazienti da diversi ceti sociali, 12 stanze, 14 posti letto e 2 suite, camere con vista sulla città. Al 7° piano dell'ospedale San Bortolo il reparto è tutto esaurito, servirebbero più posti. Da quando sono state abbassate le tariffe, le richieste sono cresciute. Abbiamo avuto arabi, israeliani, americani soprattutto, ovviamente, vista la nostra situazione geografica con la caserma qui vicina, molti americani assolutamente. Calciatori, un regista, un'attrice, tra i VIP curati qui, ma la parte dal leone la fanno le mamme americane con i ricoveri programmati. Le donne americane per la parte del puerperio, ma anche gli interventi chirurgici programmati di militari o civili che afferiscono alla base militare. Unisce la qualità dell'assistenza pubblica all'ospitalità di clinica privata, 120 ricoveri in un mese e tariffe alberghiere. Il pacchetto nascita di fatto è stato fatto un po' con l'ottica di essere accessibile, tant'è, ripeto, che molte italiane, quindi con ceti diversi, accedono a questa struttura. La tariffa invece alberghiera per le altre unità operative è comunque un incremento. 110 euro la tariffa speciale nascita, 198 invece il costo di una stanza, per la suite 220 euro. La prestazione più gettonata è il check-up completo, costo 2.000 euro. Nel 2017 registrati 1.400 ricoveri. La possibilità di far rimanere un accompagnatore, quindi nel caso dei papà, possono rimanere dentro e anche cenare con le mogli. Televisore al plasma, computer portatile, menù alla carta, salottini d'attesa. Non serve impegnativa, basta solo la carta di credito.
Rieccoci, ripartiamo dalla provincia, ripartiamo da Col Bregonza. Ieri vi abbiamo detto appunto che i due comuni Carrè e Chiuppano hanno scelto questo nome in vista di un'ipotetica fusione, ma adesso che cosa succederà? Cosa ne pensano i cittadini? Sono le colline, guarda, di fianco, cioè limitrofe ai comuni Carrè e Chiuppano, tutta la zona. Col Bregonza piace perché identifica i colli che uniscono Carrè e Chiuppano, perché dà una piena identità al territorio e un significato di unità. È soddisfatto il sindaco di Carrè, lo è quello di Chiuppano, dell'esito delle consultazioni indette per la scelta del nome da dare al comune che nascerebbe dalla fusione. Quesito che proponeva altre tre opzioni: Bregonza, Carpano e Carrè Chiuppano. Io personalmente sono rimasto comunque soddisfatto del risultato e soprattutto dell'omogeneità tra i due comuni. Ma ora è tempo di informare, di incontrare i cittadini per parlare di ciò che avverrà a fine anno, e cioè il referendum che chiamerà gli abitanti delle due comunità a dire sì o no alla fusione. Ma abbiamo adesso già in calendario degli incontri sia con le partite IVA che con i ragazzi delle scuole, e poi da qui fino a ottobre-novembre un calendario fitto di appuntamenti con i cittadini, perché va assolutamente spiegata la fusione, i benefici, e confidiamo che possa essere un tema che faccia effettivamente presa tra la gente. Fusione della quale si parla da tempo, per molti utile, per altri meno. Non voglio sapere niente, mi viene bene così. Mi sembra la buona scelta. Non l'ho scelto perché non mi piacciono i tre. Ho votato, ma ho messo bianca che vengano fuori altri numeri. La fusione porterebbe finanziamenti statali e regionali per circa 7 milioni di euro. Concentrerebbe soprattutto le attività sociosanitarie del territorio, continuando però a garantire servizi e uffici nei rispettivi municipi. Beh, giusto che sia fatta una fusione. D'altra parte la fusione in linea di massima è già stata fatta con le scuole, con la palestra, con altre cose. Il latice, gomma naturale del caucciù. Alla Wilford trovi materassi fatti nel cuore del territorio, fatti per il cuore di casa tua. E siamo allo sport, parla Franco Lerda, il mister è tornato alla guida del Vicenza. 7 gare per raddrizzare la barca e condurla in porto, evitando gli ultimi 2 posti. Il compito di Franco Lerda è arduo, di positivo c'è il fatto che 2 anni fa la situazione era anche più complicata, se possibile, e alla fine l'obiettivo fu centrato. Il tecnico piemontese racconta come ha trovato il gruppo biancorosso. Un atteggiamento giusto, un atteggiamento di quelli che hanno vissuto un momento, mi riferisco ai calciatori, non bello, e quindi ne voglio venire fuori, quindi come stanno lavorando, l'atteggiamento che hanno e come si sono messi a disposizione, questo mi fa sperare bene. La classifica è impietosa, terz'ultimo posto, un solo punto di vantaggio sullo spareggio per non retrocedere. I 4 punti di penalizzazione erano ampiamente attesi, ieri l'ufficialità. Quello si sapeva e a noi non cambia niente. Condizione atletica carente, morale a terra, ruoli scoperti, condizionamento delle vicende societarie, questioni tattiche irrisolte. Qual è il male oscuro del Vicenza? Una questione mentale, perché parte tutto dalla testa, quindi oltre a lavorare sull'aspetto tattico, cerchiamo di mantenere una condizione fisica più che sufficiente, come credo che abbiano i ragazzi, anche parlando con loro così mi è stato detto, però lavoriamo anche molto sulla testa, perché parte tutto da lì, e quindi l'aspetto nervoso diventa fondamentale. E adesso ci colleghiamo con il giornale di Vicenza. Un nostro inviato ha seguito a Milano la presentazione del film sulla mostra di Van Gogh, ed è a questo argomento che il giornale ha scelto di dedicare l'apertura di prima pagina. Non manca la politica cittadina, con le prove di avvicinamento tra 5 Stelle e Sinistra Radicale. All'ospedale di Vicenza crescono i numeri degli ammalati di tubercolosi. Mentre il comune fatica a trovare alloggi sfitti da destinare all'edilizia popolare, sparisce la quota residenziale nel progetto dell'ex centrale del latte di Via Medici. Nelle pagine bassanesi spazia la notizia sul terremoto avvertito in tutta la zona e agli esiti sull'autopsia alla donna morta improvvisamente in ospedale. Il comune di Sarcedo ha deciso uno sconto dell'80% ai bar che rinunceranno alle slot machine.
Nell'Ovest Vicentino arriva la classifica dei redditi dei medici ospedalieri. In regione il consigliere Finozzi anticipa la proposta per cambiare la legge elettorale del Veneto. Nuova classifica del concorso Pallone d'Oro riservato ai calciatori dilettanti. Aspettiamo in edicola. E adesso vediamo che tempo ci aspetta. Gioielleria GTR, vasto assortimento di qualità con sconti dal 10 al 50% tutto l'anno. Per le cerimonie più importanti, GTR Preziosi a Camisano Vicentino. Rieccoci, il tempo tende a peggiorare a causa di una perturbazione in arrivo da ovest che porterà precipitazioni sparse più probabili nella seconda parte del giorno. In mattinata avremo un cielo parzialmente nuvoloso con prime precipitazioni soprattutto a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio cieli coperti con fenomeni sparsi nevosi oltre i 1200-1500 metri sulle Prealpi. Non migliorerà purtroppo in serata quando avremo ulteriori piogge e neve sui settori montani a quote medio-alte. Le temperature minime saranno in lieve aumento mentre le massime caleranno. Ed è tutto, appuntamento a domani. Bene, è tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata, arrivederci. Scopri la nuova BMW X2 nelle sedi Auto Gemelli di Vicenza, Bassano e Zanè.